caos nel dibattito sulla scelta di Insigne di andare a Toronto e di comunicarlo praticamente due giorni prima di Juventus-Napoli. Napoli si prepara a partire verso Torino. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Michelangelo Orsanto in regia, saremo insieme a voi sino alle 14. Quanto è stato inopportuno quello che abbiamo visto ieri, la bottiglia di champagne alla firma di Lorenzo Insigne, firma legittima per un'offerta irrinunciabile a 30 anni, quasi 31 nella carriera di un calciatore, quindi nessuno biasima Insigne, nessuno giudica la sua scelta, forse la tempistica è stata sbagliata. E crediamo anche che non sia stata dettata dalla volontà del calciatore, bensì dalla volontà del suo agente e del sprovveduto agente e del suo intermediario di amico, che ovviamente poco hanno a cuore evidentemente le sorti del Napoli e le sorti e l'appeal e l'umore, la testa e il cuore dei tifosi, avendo organizzato per la giornata di ieri una firma di un contratto che di fatto libera il calciatore dal Napoli e lo costringerà a vivere i prossimi sei mesi da separato in casa. Una scelta anche legata al fatto di far sapere che ci sarebbe stata questa firma e probabilmente autorizzare anche i filmati di ieri di questa firma con la bottiglia di champagne, una sorta di alla faccia di De Laurentiis. Questo è apparso a tutti, ai più, l'immagine di ieri di Insigne. Molto brutto, tutto molto brutto davvero, e ovviamente le conseguenze ci saranno per i prossimi sei mesi del Napoli, fermo restando che De Laurentiis si è liberato di un ingaggio oneroso dopo quello di Manolas. Siamo a circa, con Manolas e Insigne che vanno via, 20 milioni lordi che vengono detratti dai 110 milioni in essere, diventano 90, e con un altro paio di giocatori in libertà, quindi privandosi degli ingaggi onerosi di un altro paio di giocatori, De Laurentiis potrebbe scendere a 70 milioni di euro, realizzando materialmente quel ridimensionamento che proprio all'Hotel San Regis, a due passi dalla stazione Termini, dove ieri Insigne ha firmato il suo contratto con il Toronto, De Laurentiis illustrò nel luglio scorso ai giornalisti. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Dalle 13.15 Enrico Fedele con noi. Secondo voi il Napoli adesso come si comporterà di fronte a questa situazione legata a Lorenzo Insigne? Come gestirà i prossimi sei mesi? Fatecelo sapere. Nel frattempo ci colleghiamo con un economista specializzato in finanza del calcio, Fabrizio Vettosi. Fabrizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Gianluca. Dall'altro lato dovrebbe esserci Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, sono qui. Eccoci qui, Pasquale, c'è Fabrizio Vettosi dall'altro lato. Prima di entrare nel merito e nel dettaglio della questione economico-finanziaria anche legata all'addio di Insigne al Napoli, ti chiedo qual è la situazione in casa azzurra a qualche ora dalla partenza, a questo punto molto probabile per Torino, della squadra, a meno di clamorose sorprese legate ai tamponi della giornata. Gianluca, al momento divieti a partire non ce ne sono, quindi diamo per scontato che il Napoli adesso sta finendo la rifinitura e più tardi parta per Torino. L'unica notizia al momento arrivata, però, esula dal gruppo squadra, è la negatività di Elmas, che era rimasto, diciamo, positivo dalle vacanze, e quindi sicuramente è un aspetto importante. Per il resto aspettiamo la fine dell'allenamento. Fabrizio Vettosi, allora, De Laurentiis ha annunciato già a luglio scorso dei tagli, un ridimensionamento nel monte ingaggi. Nel giro di 10 giorni si è liberato degli ingaggi di Manolas e Insigne, più o meno 20 milioni lordi. La strada che è stata intrapresa comincia a materializzarsi. Sì, un po' meno di 20 milioni effettivamente, perché i due stipendi sommavano a più di 10 milioni di euro lordi, non arrivavano a 20, ma ad ogni modo è quello che ci siamo detti quest'estate nel corso dell'incontro piacevole che abbiamo avuto a Di Maro nella tua trasmissione, e siamo stati preconizzatori di qualcosa che sarebbe accaduto. Anzi, io mi aspettavo un processo di accelerazione del taglio ancora più sostanzioso,
perché il Napoli, come tu sai, quest'anno aveva le ultime chance per realizzare delle importanti plusvalenze e riportare in equilibrio il proprio conto economico, che era gravato da 143 milioni di euro di costo dell'area tecnica in termini di stipendi lordi, incluso lo staff. Ricordiamo che gli staff del Napoli negli ultimi anni sono costati tantissimo. Quindi io voglio essere ancora più, come dire, freddo e diciamo quello, fare quello che mi pertiene con la mia visione, diciamo, dal punto di vista del calcio professionistico e degli aspetti economici. Cioè, il Napoli ha bisogno ancora di tagliare. Il Napoli con questi tagli non arriverà verso l'obiettivo che io ritengo quello più consono, dei 100 milioni di euro di costo dell'area tecnica. Mancano ancora dei passi. Il Napoli teoricamente dovrebbe fare a meno di Ospina, di Koulibaly, di Fabian Ruiz e di Lozano per andare verso un auspicato equilibrio del conto economico, anche perché al di là di quello che si racconta, delle fandonie che si raccontano in giro, che il Covid ha colpito il calcio, il Covid non ha colpito il calcio, in particolare in Italia, perché in Italia l'80% dei ricavi sono i diritti TV, che non solo sono stati mantenuti a livelli del precedente triennio, ma rischiano di incrementarsi anche un po' se i diritti esteri saranno venduti, come si auspica, in maniera diciamo superiore a quella che era il triennio precedente. Quindi il vero impatto semmai c'è stato sui ricavi commerciali. Nei ricavi commerciali innanzitutto lo stadio, ma lo stadio impatta poco in Italia, impatta meno per il Napoli, e poi i ricavi commerciali da sponsor e da licenze, sui quali effettivamente il Napoli potrebbe avere un impatto, avendo soprattutto aziende legate al territorio tra i propri official supplier. Fabrizio, quindi, Lettosi, no, sì. Volevo dire, a proposito dei tagli degli ingaggi, che è quello che preme di più a De Laurentiis, sì. Dopo Insigne, sì. E Manolas, sarebbe sufficiente liberarsi di altri due calciatori, per esempio Mertens e Goulam, per raggiungere più o meno una quota 70 milioni lordi di ingaggio e quindi rientrare, diciamo così, nel ridimensionamento, nel dimensionamento più corretto di cui parlava De Laurentiis qualche mese fa? Lo stavo aggiungendo, per me è più che sono dei fine contratto che vanno verso un naturale non rinnovo, per cui riusciamo ad arrivare non a 70 sicuramente, ma ad avvicinarci ai 100. Tenete conto che il Napoli ha avuto dei risultati sportivi estremamente positivi e con un percorso anche in Champions League del tutto onorevole potrei dire anche di successo, avendo 54 milioni di euro di costo dell'area tecnica lorda all'epoca di Mazzarri nel 2014. Questo dimostra che, al di là del pathos e delle emozioni dei tifosi, io ovviamente in questo momento mi sto togliendo assolutamente il cappello del tifoso, il calcio a questi livelli, a livello professionistico, è fatto soprattutto di organizzazione, motivazione e acume dal punto di vista tecnico e organizzativo. Quindi io non penso che un'eventuale congrua e opportuna riduzione del costo dell'area tecnica sotto i 100 milioni di euro sia un male, ma può essere solo un bene per il Napoli, perché effettivamente si è già dimostrato e si dimostra che l'organizzazione può superare ampiamente la disponibilità dei capitali, che da sola non sono una condizione necessaria e sufficiente per vincere. Quanti fallimenti di investitori americani abbiamo visto in Italia negli ultimi 10 certo. anni? Tantissimi. Allora, quindi, a proposito di Insigne, devo dire che è chiaro che la scelta di Insigne l'abbiamo anche celebrata ieri, più che giusta, legittima, irrinunciabile, ha fatto bene, anche perché darà miglior vita a se stesso, alla famiglia, anche alle prossime generazioni, quindi la apprezziamo sotto tutti gli aspetti. Alla tempistica della comunicazione di ieri, le foto, le immagini con lo champagne a due giorni da Juventus-Napoli, che non è corretta, secondo me non è opportuna, fermo restando che nessuno si aspetta nulla da De Laurentiis di particolare, anche perché De Laurentiis ha sbagliato anche lui nella gestione di questa situazione legata a Insigne. Probabilmente alla fine avrà raggiunto il suo obiettivo, che è quello di liberarsi di un ingaggio oneroso, ma ha sbagliato certamente anche lui in certe fasi nella gestione della questione Insigne. Vado un attimo da Pasquale Tina, voglio capire, Insigne giocherà domani a Torino, Pasquale? Guarda Gianluca, potrebbe, anche lui non è al massimo, però
se facciamo i conti di formazione non è che tu abbia grandi alternative anche sugli esterni, perché per completare il quartetto difensivo è probabile che giochi Goulam con Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Ospina in porta. Al centrocampo Fabian non ci sarà, di fatto ne hai tre che sono Demme, Lobotka e Zielinski, e davanti o fai Politano, Mertens e Insigne, o a quel punto l'unica alternativa che hai è mettere Mertens sulla fascia e giocare con Petagna centravanti. Non è che ci siano tutte queste alternative. Ricordiamo insomma che il Napoli ha effettuato i tamponi molecolari stamattina dopo i casi di positività riscontrati ieri, tra cui anche quello di Luciano Spalletti, che ovviamente non farà la conferenza in remoto che era prevista alle 14, non ha ovviamente diretto l'allenamento di rifinitura e non partirà con la squadra per Torino. L'ASL sta monitorando da ieri la situazione. Credo insomma che nel pomeriggio avremo anche i riscontri dei tamponi processati questa mattina. E poi l'ASL si pronuncerà, no? Credo a sì, proposito di questi prima delle 17. È assolutamente, certo, prima ovviamente della partenza del Napoli per Torino. Elmas, completiamo il discorso che ti ho detto prima, è tornato già in Italia, lui ha fatto due tamponi, uno ieri molecolare in Macedonia prima di partire che ha riscontrato la negatività, e uno oggi che ha confermato la negatività. Quindi qualora facesse gli esami di idoneità potrebbe anche essere a disposizione, è più probabile che lo sia domenica contro la Sampdoria, però è come dire un rientro importante, perché Elmas ti dà quell'alternativa sugli esterni offensivi, visto che sta giocando spesso e nell'ultimo periodo lo ha fatto quasi sempre a sinistra al posto di Insigne, e quindi ti dà diciamo un pochino di respiro, visto che ricordiamo anche Lozano non c'è perché è in Messico per l'isolamento domiciliare, aspettiamo insomma che il Napoli ci comunichi l'avvenuta negativizzazione e di conseguenza rientro in Italia per ricominciare l'attività agonistica a disposizione di Luciano Spalletti. Quindi la formazione a Torino, salvo sorprese, al momento Gianluca la Ospina formazione è Ospina in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Goulam, centrocampo Demme, Lobotka, Zielinski, davanti Politano, Mertens, Insigne, con l'unica diciamo variazione, se non dovesse farcela Insigne, giocherebbe Petagna centravanti, Petagna ricordiamo che è negativo e a disposizione ormai da qualche giorno, con Mertens spostato a sinistra, alternative non ne hai. Con pochissimi cambi in panchina ovviamente. Sì, ne hai uno o due di cambi in panchina, perché se Fabian non viene neanche convocato, di fatto neanche a centrocampo hai un cambio, quindi rischi di dover fare questa partita con 11 giocatori, avrà probabilmente con un solo cambio offensivo, perché poi Gianluca ricordiamo che non hai Koulibaly, non hai Anguissa, non hai neanche un Ass, che sono già in Coppa d'Africa. Osimhen ha rinunciato alla Coppa d'Africa, ma è positivo in Nigeria, quindi si aspetta il rientro per la visita poi di controllo da Tartaro e capire quando tornerà. Di sicuro diciamo la situazione del Napoli è di grandissima emergenza, tant'è vero che non c'è neanche l'allenatore, cioè l'allenatore certo. Domani non sarebbe in panchina, non sarà in panchina, al suo posto c'è il vice Marco Domenichini. Però ripeto, lo ridico insomma, ma per magari chi si è messo in ascolto in questo momento, il Napoli stamattina ha fatto dei tamponi, aspettiamo insomma che vengano processati quelli del pomeriggio per avere un quadro definitivo della situazione. Io ti ho dato la formazione. Tra poco ci colleghiamo proprio con Torino con il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. A tra poco. Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Michelangelo Orsanto in regia. Dunque aumenta il numero dei contagiati positivi al Covid in casa Napoli. Alex Meret è un altro membro dello staff, tra poco faremo il punto della situazione nuovamente collegandoci con il nostro inviato a Castelvolturno Pasquale Tina. Un po' di messaggi: ragazzi, scusate, il Napoli non è Insigne, poi se la Juve offrisse a uno di voi 10 milioni all'anno andreste alla Juve o no? Risposta sì. Io lo dico subito, sì, e credo che chiunque ci andrebbe. Nemmeno Raiola riuscì a venderlo Insigne, perché non vale assolutamente quello che lui presume di valere. Infatti nessuna squadra europea si è mai sognata di fargli un'offerta, nemmeno in scadenza di contratto. Un gol ogni 150 tentativi valgono tutti i soldi che lui pretendeva dal Napoli, e con quale criterio? E appunto per questo, quando si arriva alla soglia dei 31 anni che compirà il 4 giugno, tra 6 mesi circa, Insigne, e comincerà, quindi si è a ridosso della parabola fisiologica, discendendo
discendente di un calciatore, è giusto e corretto prendere un treno che non passerà mai più, quello dei Toronto, che gli danno soldi che non hanno mai dato finora in Major Soccer League a nessun calciatore, è giusto e corretto che venga preso. Oltretutto nell'offerta Insigne ci sono pacchetti dalle vacanze alle Bahamas, dalla miglior scuola di Toronto per i figli, una cosa molto bella, dalle auto, da benefit di ogni genere, oltre ai soldi che, dicevo prima, assicureranno una vita sicuramente migliore, di livello superiore a Insigne, che potrà crescere personalmente e potrà consentire anche alla famiglia di crescere meglio prima di tornare al Napoli fra 5 anni. Un altro messaggio prima di andare da Pasquale Tino, un messaggio vocale. Eccolo qui. Buongiorno Gianluca, auguri di buon anno a tutti voi. Auguri a te. Salvatore dalla Germania, precisamente da Karlsruhe. Volevo parlare per Insigne, cioè per me Insigne ha fatto bene, ha fatto veramente bene, perché alla fine in Napoli, anzi il presidente più che altro, perché Ise è l'artefice di tutto, non ha fatto niente per farlo rimanere, anzi probabilmente ha fatto proprio in modo che, perché non vogliera manca né Uriciu. Ed è sbagliatissimo, un campione di quel genere, camicia europea, veramente attaccato alla maglia, e si vede, ha sofferto quando i napoletani, quando noi l'abbiamo veramente criticato. A me mi dispiace solo per Insigne questi 4 mesi che rimarrà ancora, secondo me viene proprio borbaddata, ma sai come un coppo gamma quando sbaglia una cosa e non se lo merita. Sempre forza Napoli. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, torniamo a collegarci perché ci sono novità dopo l'esito dei tamponi della mattinata. Buongiorno. Sì, Gianluca, il numero dei positivi a Castelvolturno, ci tengo a sottolineare questa differenza, è salito ancora perché ci sono Meret e un altro membro dello staff tecnico. Quindi ricapitolando. Quindi un collaboratore di Spalletti, per intenderci. Sì, ricapitolando, ci sono i 5 di ieri, ovvero Spalletti, Mario Rui, il giovane portiere Boffelli che ha aggregato al gruppo squadra, e 2 membri, un membro dello staff tecnico e un magazziniere, e oggi si sono aggiunti anche Meret e un altro membro dello staff tecnico. Quindi sono 7 oggi a Castelvolturno. Siamo a 7 in questo momento come positività a Castelvolturno. L'aereo di partenza per Torino è alle 17. Vediamo, insomma, è atteso, diciamo, una decisione, credo, dell'ASL intorno alle 15, tra un'oretta. Mi risulta che l'ASL stia riflettendo, ragionando, sì, sulla questione. Quindi è chiaro che il ragionamento, l'eventuale conclusione del ragionamento debba arrivare prima, insomma, della partenza del Napoli verso Torino. Però, insomma, si allunga, diciamo, la lista dei positivi solo a Castelvolturno, che sono 7. Poi ci sono ancora attualmente positivi, perché non abbiamo avuto, diciamo, notizie di negativizzazione, sia per quanto riguarda Lozano, sia per quanto riguarda Osimhen. Invece Elmas, c'è la negativizzazione, l'ha comunicata il Napoli stamattina, ma Elmas non era rientrato dalle vacanze il 30, giusto per farci capire da chi ci ascolta. Ha fatto un tampone ieri molecolare negativo in Macedonia ed era negativo, quindi è partito e tornato in Italia. Ne ha rifatto un altro stamattina ed è stata confermata la negativizzazione. Bene Pasquale, noi ovviamente in attesa della decisione dell'ASL, che si pronuncerà prima delle 17, cioè prima di quando è previsto la partenza in volo charter per Torino del Napoli, cercheremo di dare in tempo reale, se ci saranno novità, ovviamente le novità che ci saranno nel corso del pomeriggio di Radio Marte. Diciamo Gianluca, per completare un'informazione che magari ci dà un quadro della vicenda, tra 3 minuti parla Massimiliano Allegri, che è l'allenatore della Juventus. Non credo che però parlerà di questo, però vedremo, insomma, anche qual è la situazione in casa Juventus, che anche ha diversi giocatori assenti, magari non tanto per Covid, più per infortuni, ma anche la Juventus non è che sia messa benissimo alla vigilia di questa partita, che ripetiamo, al momento sono le 13:57, è confermata perché non ci sono provvedimenti dell'ASL di Caserta, perché è quella competente per quanto riguarda Castelvolturno, divieto del Napoli a raggiungere Torino. Qualora ci fossero, ovviamente poi si aprirebbero altri scenari. Che caos, comunque nei prossimi 60 minuti dovrebbe esserci un pronunciamento in un senso o nell'altro della ASL di Caserta sulla possibilità del Napoli di partire regolarmente alla volta di Torino oppure no. Vedremo quale sarà l'esito del pomeriggio, noi vi terremo informati minuto per minuto su eventuali novità di rilievo. Grazie nel frattempo a Pasquale Tina, grazie Pasquale. Ciao Gianluca, ciao. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gifuni, secondo me ADL non se ne importa proprio né di Pisacane né di Insigne. Come dobbiamo fare noi? A me non me ne frega di Insigne, fin quando segna fa bene per il Napoli, è il migliore. Quando va via, cioè, è stato uno dei tanti. Non... E quindi solo la maglia per il nostro amico, come giusto poi che sia. Ne ascoltiamo un altro, eccolo Nicola qui. Nicola da Vico Equense. Ciao Nicola. Una società che porta alla scadenza i propri giocatori, giocatori di un certo livello anche, come ha fatto il Napoli anche recentemente, è una società che comunque ha fallito la pianificazione. Quindi questo serve alla società come esempio, come monito per il futuro. Grazie caro amico, proseguiamo con un altro paio di messaggi, eccolo qui. Scusate, ma cosa avrebbe fatto De Laurentiis di tanto sbagliato? Ha offerto un contratto a un giocatore che ha rifiutato. In un periodo in cui c'è crisi, non ci sono soldi. I conti in rosso, avrebbe dovuto elargire ancora più soldi. Non se lo poteva permettere. Per i tifosi del Napoli, avere un presidente che tiene i conti in ordine, una società a posto, è una iattura. Cioè, non è una cosa positiva. Cioè, qui a Napoli la pensiamo, cioè, come si dice, sotto un coppio rispetto al resto del mondo. No, no, ma infatti da questo punto di vista probabilmente la gestione, perché si poteva gestire meglio questa situazione nel momento in cui ad Insigne non si voleva offrire, non si poteva offrire di più, probabilmente si sarebbe potuto cedere prima dando qualcosa e magari sostituendolo per tempo. Ecco, questa è la pianificazione di cui parlava l'amico nel messaggio precedente. Per carità, qui hanno ragione e torto tutti, questa è la verità in questa storia. Io invece mi metto nei panni di De Laurentiis, che con cui non mi trovo mai d'accordo, ma stavolta addirittura lui ha sempre garantito stipendio ad Insigne, pur ultimamente facendo delle prove scialbe senza carattere. Lo pagherà fino all'ultimo e deve essere anche sbeffeggiato. Mettete voi nei panni di De Laurentiis, un titolare di imprese deve pagare il suo dipendente, deve essere preso in giro fino all'ultimo e poi alla fine se ne va pure. È una cosa allucinante quella che succede nel mondo del lavoro, non solo del mondo del calcio. Forse voi ragionate così perché non avete mai avuto dipendenti, no, non dovete pagare delle persone. Ne conosciamo molto bene le dinamiche anche imprenditoriali e degli editori nel nostro caso specifico, ma tutte le altre imprenditoriali, non è che noi trattiamo solamente il calcio, insomma facciamo anche altro dal punto di vista della comunicazione, cioè trattiamo anche l'impresa a tutto tondo da sempre, almeno nel mio caso, caro amico. Con questo messaggio chiudiamo l'appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Vi daremo ovviamente, ove mai dovessero esserci le novità sulla partenza o meno del Napoli alla volta di Torino. Il Napoli alle 17 dovrebbe decollare da Capo di Chino per raggiungere Torino e per giocare domani Juventus-Napoli. L'ASL di Caserta in questo momento sta ragionando sui contagiati di Covid a Castel Volturno e presumiamo diramerà un comunicato e quindi potrebbe anche esprimere il divieto di partenza del Napoli alla volta di Torino e quindi poi un isolamento fiduciario per i personaggi, i protagonisti di questa storia, quindi coinvolti ovviamente a Castel Volturno non solo quelli che sono positivi ma tutti quelli che hanno avuto contatti con loro, un po' come accadde l'anno scorso ancora in occasione di Juventus-Napoli. Corsi e ricorsi storici, cari amici, vedremo che cosa accade, vi faremo sapere nel corso delle prossime due ore. Nel frattempo grazie a Michelangelo Orsanto e Mario Palligiano per aver curato la regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto, l'appuntamento con lo sport e il calcio e il Napoli per questa sera alle 19 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Adesso very good, buon pomeriggio.